E benvenuti e bentornati su GoItalia. Per questa puntata non parlerò molto perché ho in questo momento alla mia sinistra Leo che sta dormendo, quindi non la posso svegliare. Parleremo un po' più piano. Non è una puntata ASMR, però vabbè. Ok, si va avanti, bentornati e come sempre, amanti dei gatti o anche no, come sempre, let's go. Vai. Molto piacere. Che cosa ci fai qui? Non ho tempo di parlare con te. Questo è proprio scostumato, ragazzi. Comunque, bentornati, eh. Tu vuoi dare? Mi raccomando, seguite il suo gameplay, iscrivetevi al canale, condividete e se volete lasciatemi un commento. Anche un insulto fa sempre piacere, non è vero? Sti cazzi, però. Nel caso, ci confrontiamo, andiamo. Passavo di qua, non sto cercando di intracciarti, voglio dirti la stessa cosa. Non sono tenuto a dirti nulla. Se sei nei guai posso aiutarti? Sembra che tu abbia una ragione per essere qui. Io. Ebbene, chi si sposta senza motivo? Che ostinazione. Non serve inquietarsi per me a tal punto. Comunque, dei loschi figuri arriveranno a breve. So che mirano a far trapelare alcune informazioni al governo. Ho intenzione di eliminarli. E ora che sai perché sono qui, tanto vale che mi aiuti. È probabile che i ribelli agiscano con le tenebre. Attraccheranno qui, per poi dirigersi a Edo. In ogni caso, io sarò qui ad attenderli. Tu cosa farai? Dai, aspetto con te. Molto bene. Non ho capito chi cazzo è questo comunque. Se voi l'avete capito, scrivetemelo nei commenti, io non l'ho capito. Vi si è avviata vecchi amici. Ok, si vola quindi, vai. Ah, pure, cioè, l'aliante era una cosa proprio che c'avevano tutti. Tutti ce l'avevano sta aliante. Vabbè. Scusa, dove cazzo siamo? No, perché volevo. Ah, siamo proprio una nuova zona. Vabbè. Esperienza interessante. Beh, massacriamoli tutti come sempre. Andate a fanculo. Muoviti tutti, male. Via la testa. Via la testa. Oh, addirittura quello. Andrà pure a fuoco, è interessante. Non vedo nessuna guardia. Troveremo solo individui sospetti qui. Eliminiamoli. So che ce ne sono altri. Ora che ci sei anche tu, tanto vale fornisca più contesto. Devi sapere che ho un compagno. Siamo cresciuti insieme. E in seguito abbiamo servito il Satsuma. Ma io vado in Quel alto, comunque mi compagno sento. ora è in fuga. Non c'è un E cazzo? certa gente Non è c'è. pronta a tradire la sua posizione. Levati dai Non coglio. posso ignorarlo. È stato bellissimo però comunque. Una roba. Vabbè, comunque. Che dobbiamo fare? Sconfiggi nemici formidabili. Quindi abbiamo dei nemici formidabili. Dove cazzo stanno? Sarà. Questa o è la tendenza o io che mi sono rincoglionito, forse è la seconda, però io non li vedo, sì, nemici formidabili. Ah, trova l'informatore, l'abbiamo ucciso l'informatore, mi sa. Scusate, se l'abbiamo ucciso, insomma. Noi siamo fatti così, uccidiamo tutti. Ma
nessuno fa altro, c'è qualcuno che mi chiude la porta in maniera aggressiva. Lei è andato via, tutto questo. Va bene. C'è uno morto a terra, senza la testa, decapitato. Non so, forse è una cosa qui. Ma come ho fatto a glitchare questa missione? Ma scusa, non posso anche uscire giustamente. È un alleato, non è che però. Ho capito, forse mi sarei dovuto avvicinare e non avrei dovuto ammazzare tutti. Va bene, però. Insomma, di solito i nemici li uccidiamo, cioè, insomma. Siamo persone per bene, noi insomma persone uccidiamo così, ma non capisco. No, così, si è scassato il gioco. Ma sti cazzi, però abbiate pazienza. Comunque, in realtà c'è un indicatore, per cui io direi di andare di qua. Ah, ok, si è sbloccato l'indicatore. No, però in realtà e mi ha fatto vedere una cosa per un secondo. Allora, se io mi allontano, no? Mi faccio un bagnetto. No, niente. Non va bene però. Beh, io mi suicido, no? Ok, dice 300 metri di qua. Che poi significa tutto e niente. Vediamo le parti intime della tipa, no? Perché mi fai questo gioco di merda? Doveva essere una partita veloce, una cosa veloce, un modo di fuggi. Andiamo con questa nave? Credo di no, credo che... Forse sì a questo punto. Penso proprio di sì, che sì. Non va bene, dai. No. Che sì. Fate il problema che non si capiva dove cazzo devo andare, però un attimo, ma vedi che gioco meglio? Sì, rilassato, frega cazzi e risultati. Però chi l'avrebbe detto? Un attimo, vediamo forse. The Only Ways Up cantava di Casley, ma mi sono ricordato di tuo, di che cazzo è di Casley, che era vecchio pure, cioè nonostante sia un boomer di merda, comunque mi ricordo di Casley stesse. Non so se vi metterò la clip di Casley, anche perché comunque ha problemi di copyright. Non sapete chi cazzo era di Casley, se no chi cazzo ne frega, ma comunque vabbè, era una bella canzone, era una bella canzone, una bella canzone. Però a parte che ci abbiamo, non vi ho messo, ho capito, ma però dice che mi dice vai di là e sconfiggi altri nemici,
trovare l'informatore. Ok, facciamo poi sto stronzo, vai. Capito però? Beh, giusto, è giusto che ci sia un po' di fisica, a minimo. Però lui mi riporta là sopra, non so. Ma come ci arrivo? Non ci sta una barca, una cosa? Cioè, ci devo andare a nuoto? Cioè, che ha due coglioni? Questa è quella parte della metro improvvisata. Comunque ci sono una serie di isole qua. Allora, mo. Quello che adesso la capire andare una per una. Vaffanculo. Facciamo una per una. Non era chiaro, dovevamo esplorare tutto, però ci ha dato una barca. Mi dà una barca, mi dà qualcosa per spostarmi, perché capisco che mi devo spostare. Non è che mi obbliga ad andare a nuoto, a portarci qua. Ma che succede? No, ma veramente? Ma è completamente buggata sta missione, eh? Ma veramente? È completamente buggata. Questo che mi segue, magari questo è un NPC di quelli che mi dice ok vado, vai di qua, vai di là. Vabbè, comunque andiamo di qua sulle scale. Possiamo attivare questo standardo. In realtà stiamo andando benissimo, pur non sapendo che cazzo sta succedendo. E vabbè, mi dice che lo può aprire dall'altro lato. Ovviamente questo che significa che devo cercare un'altra strada, che ovviamente questa qua. Quindi io adesso salgo sopra. Sopra. Fai un po' di scompiglio dall'alto e riusciamo, eh. Andiamo a ucciderlo dall'alto se riusciamo, vai. Se riusciamo stealth, altrimenti chi se ne frega, non è obbligo. Sarà lì in mezzo, che ne so, non vedevo di. Uccidiamo. Dunque, dove può essere il tuo capo?
Dobbiamo eliminarlo. Ma ora dobbiamo eliminare o no? Si è capito. Vabbè. Abbiamo tutta una chiave. Che cosa apre? Qui, immagino, giusto? Penso di sì. No? Ah, sblocchiamo qua che comunque ci va sempre bene. Piano, se faccio male, vai. Piano, se il dado c'è attivo, però così magari ci difendiamo di... vedete che... vabbè sì, in realtà sì. Ok. Sono quelli di prima che ho ucciso. La missione migliore da gestire, però almeno stiamo su una parte, diciamo, nuova. Va bene, posso andarlo, ok, lo chiudiamo. Due metri non si può aprire. Ah no, ok, la chiave che abbiamo preso qui. Infatti mi chiedevo cosa aprisse, ma non c'era dato da sapere. Sei pronto a uccidere gli stessi fratelli per amore di Sai? Fatti due, dai, tutti due. Avendo eliminato il loro capo, non dovrebbe esserci il rischio che il governo scopra l'ubicazione di Saigo. Proprio quello. Sai, i Satsuma non sono più uniti come un tempo. Da quando Lord Shimazu è venuto a mancare, i Satsuma sono molto cambiati. Ormai non c'è traccia dell'antica unità. Come se non bastasse, il mio compagno Takamori Saigo è in cattivi rapporti con il nuovo Lord. C'è chi desidera vedere Saigo morto, come hai visto stasera. Ma Saigo è più che in grado di difendersi da solo, anche a costo di eliminare i suoi stessi compagni. Se i Satsuma aspirassero a riavere la gloria di un tempo, beh, solo Saigo potrebbe riuscire nell'impresa. Inoltre, lui rappresenta l'altra metà di me. Possiamo compiere certe imprese solo se siamo insieme. Grazie per avermi aiutato oggi. E quindi prego di riuscire a riabilitare presto il nome di Saigo. E quando ciò accadrà, te lo presenterò. Vabbè. In effetti, penso che voi due potreste andare d'accordo. Missione completata, vecchi amici, e quindi episodio finito e abbiamo un altro
un altro passo in più in avanti verso la fine inesorabile di questo gioco, che a tratti mi è piaciuto, a tratti meno, ma comunque insomma, rimane abbastanza piatto tranne per i combattimenti, e su, molto bello. Questo non ci piove. Un saluto a tutti da GoItalia con il LED spento perché non lo so, lei è andato via, anche i gatti non mi vogliono, ma che fine di merda. No dai, ok, le sue esigenze, ma non stiamo a parlare di Leo, e ci vediamo al prossimo episodio, ok? Fatemi sapere se vi sta piacendo questo gioco, se casomai siete passati di qui per sbaglio. Sfortunati, avete tutta la mia, come dire, solidarietà. Capita, YouTube a volte fa cose strane. Un saluto a tutti, ciao!